cella 11, Buffa Vincenzo. Dovrebbe essere condotto qui al pretorio. No, non ce l'ha neanche lì. Va bene. Allora, Buffa Vincenzo. Buffa Vincenzo, sì. Lei non è stato mai interrogato dopo no. l'emissione del mandato di cattura? No. È stato interrogato con mandato di comparizione quando le hanno contestato il 30 giugno 1984 il reato di cui all'articolo 416, associazione sì. per delinquere. Successivamente ci sono avute le dichiarazioni di Salvatore Contorno che l'ha indicato in vari punti del suo lungo interrogatorio quale componente, insieme al suo fratello Francesco, della famiglia mafiosa di Ciaculli. E come corresponsabile del tentato omicidio in danno dello stesso Contorno, che avvenne il 25 giugno 1981. Col mandato di cattura le sono state contestate quindi il reato di cui all'articolo 416, 416 bis codice penale, associazione di stampo mafioso, 75 e 71 della legge numero 685 del 75 e il tentato omicidio di Salvatore Contorno, Giuseppe Foglietta e altri minori, ovviamente reati connessi come porto illegale di armi, eccetera. Queste dichiarazioni di Contorno poi hanno trovato un riscontro nella dichiarazione di Stefano Calzetta, secondo le quali lei sarebbe un mafioso imparentato con gli Zanca e socio di Domenico Federico, imprenditore edile ritenuto prestanome di numerosi aderenti a Cosa Nostra. Lei si protesta innocente? Sì, è stato prosciolto poi dal... Sì, è stato prosciolto dal reato del 471 e 75, dimenticavo di dire, è stato prosciolto, infatti è stato rinviato a giudizio per rispondere a tutti i reati ascritti, tranne di quelli di cui l'articolo 75 e 71, cioè spaccio di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Mi possesso innocente dei reati ascrittimi, per non averli commessi. Lei ha numerosi cognati, è vero, perché lei ha numerose sorelle, se si sono sposate, e sono sposate con Carmelo Zanza, Giovanni Lombardo, Stefano Pace, Ignazio Pullarà e Francesco Paolo Marcianò. Dunque, allora diciamo che... Carmelo Zanza, Giovanni Lombardo, Stefano Pace, Ignazio Pullarà. Sì, riprendiamo. Giovanni Lombardo. Carmelo Zanca, Giovanni Lombardo, Stefano Pace, Ignazio Pullarà e Francesco Paolo Marcianò. Sono miei cognati. In quanto ciascuno di essi ha sposato una mia sorella. Dunque, le viene contestato che il 6 maggio 1980 lei è stato trovato a bordo di un'autovettura con, oltre suo cugino Francesco Buffa, Giovannello Greco e Mario Giovanni Presti Filippo. O leggerlo o chiedergli di confermarlo, non lo so. In merito a questa vicenda, già ha reso interrogatorio al giudice istruttore dopo avergli contestato il delitto di associazione. Ma ce lo può dire. Noi non abbiamo il computer messo a disposizione della cosa. Non la... Se lei ce l'ha questo interrogatorio. No, Presidente, ce l'ha il collega Farina che lo aspettavo da un momento all'altro. Ma che e quell'interrogatorio fatto con mandato di comparizione. Io gliel'avevo permesso, gliel'avevo chiesto se lei l'avesse. No, Presidente. Comunque è a volume 15, barra L, foglio 86. Foglio 86, volume sì. 12, non 15. Volume qui nella ordinanza spunta volume 15, se è errato non lo so perché non ho avuto la possibilità di controllarlo.
Comunque sostanzialmente lei ha reso un interrogatorio su questo. E che cosa ha detto? Ce lo dica adesso perché è tanto lo stesso. Ma perché? Siccome io c'ho un negozio di rosticceria e noi non ci trovavamo a bordo, ma la macchina regolarmente come ogni giorno era posta già da là. E si aspettava che si arrostino della merce, diciamo. Dopodiché ci ha fermato la polizia, questo è stato. Io confermo l'interrogatorio che ho fatto. C'è un rapporto della scusa. Dunque, contestatogli che egli il 6 maggio 1980 è stato trovato in un'autovettura. Signor Presidente, mi scusi, l'autovettura era regolarmente posteggiata, sì, non eravamo dentro. Io non sto dicendo contestatogli e poi dico quello che ha detto lei. Poi, cioè, detterò quello che ha detto lei. È un'autovettura insieme al cugino Francesco Buffa, Giovannello Greco e Mario Giovanni Presti Filippo. No, Francesco Buffa, Giovannello Greco. Lei la rosticceria dove ce l'ha con precisione? In via Emiro Giaffar. Ah, in via Emiro Giaffar o Giaffar? Giaffar. Sì. Risponde. Come ho già detto in sede di interrogatorio, in seguito al mandato di comparizione, emesso il 30 giugno 1984, io sono titolare di una rosticceria in via Emiro Giaffar. E l'autovettura di cui Vostra Signoria mi dice era posteggiata nel marciapiede antistante questa rosticceria, la mia rosticceria. Pertanto io non fui trovato all'interno dell'autovettura. No, scusi signor Presidente, siccome per arrostire un pollo ci volevano altri 25 minuti, siccome avevo un nastro di barzellette, così con l'occasione io l'ho fatto ascoltare, ecco come noi ci trovavamo nella macchina. Infatti è passata la prima giura. Pertanto io mi trovavo nell'autovettura in quanto avevo inserito nel mangianastri dell'auto un nastro contenente delle barzellette. Presidente, il test, l'imputato ha dichiarato in attesa che si arrostisse il pollo. Sì, in attesa che io possa deve dare il tempo. In attesa che si procedesse alla cottura dei polli, da ordinati da questi signori. Esatto, sì. Ordinati dal Presti Filippo e dal Greco. Lei li conosceva questi? Sì, perché erano clienti miei. Sì. Dal Presti Filippo e dal Greco? No, signor Presidente, preciso che Presti Filippo è mio cugino. Presti Filippo Mario Gianni. Ah, sì. E dunque. Dal Presti Filippo e dal Greco? Dal Greco e dal Greco, che io conoscevo. Il secondo perché mio cliente ed il primo perché mio cugino. Il Buffa lo conosceva perché era pure suo cugino e questo risulta. Sì.
Poi lo sa che Contorno dice di averlo visto quando c'è stato il suo tentato omicidio, sì, in danno del Contorno e del ragazzo Foglietta? Anche di questo si protesta? Innocente. Il protesto del tutto innocente, anche del tentato omicidio, in danno di Contorno e Foglietta. Ma lei Contorno lo conosce? No, lo conosco perché... lo conosco da bambino, perché nella Borgata circa 25 anni fa erano poche persone. Ma ci si ricorda tutti. Se quel giorno lo vide il Contorno? No, io anche non lo vedevo da parecchio tempo, ma lo ricordo da bambino che, diciamo... Conosco il Contorno. Conosco il Contorno per essere della stessa Borgata da ragazzo, conosco il Contorno da ragazzo, sì, per essere della stessa Borgata. Sì. Ma nego di averlo visto. Si tratta del 25 giugno 1981. In occasione del tentato omicidio patito dallo stesso. Presidente, per precisare, ha dichiarato non lo vedo da parecchio tempo. Sì, non sì, so... lo stavo verbalizzando. In quanto non vedo il Contorno da parecchi anni. È vero, lei non ha detto così, da parecchi sì, anni. E precisamente mi pare ha detto da... Ha fatto un numero di anni? Ha detto un numero? No, me lo ricordo da bambino, diciamo, poi sì, non l'ho più ricordato. Dico, da quanto tempo non lo vede il Contorno? Ma avrà, penso, 20 anni, 18, non lo so. Ah, e precisamente da circa 18 anni. Ah, da adulto non l'ha visto più il Contorno, no? Questo fatto della porta blindata, che era della zia di Contorno, sì, che abita nello stesso palazzo dove sì, abita è un lei. Appartamento. E lei sa, l'appartamento che, diciamo, un po' si trova in posizione sopraelevata rispetto al cavalcavia. Sì, no? Quell'appartamento, io abito all'ultimo piano, all'ultimo. Sesto piano. Sì. Questa porta blindata della Contorno, della zia del Contorno, sì, che poi è la madre dei Grado, sì, e dice che è stata, hanno visto lei che stava strappando sta porta, stava levando e la stava portando. La porta, un giorno c'era fumo, diciamo, no? E ho visto che era tutta bruciacchiata, tutta per terra quasi, che pendolava. Fumo così, che veniva dall'appartamento di questa signora? Dalla scala, non c'è, diciamo... Il sopra della scala, dove c'è il terrazzo, diciamo. Lucernario. No? Sì, c'era fumo. Subito ci siamo premurati tutti e abbiamo visto questa porta cadente. Subito, siccome avevo degli operai. Ha visto questa porta? Che era tutta cadente, ma abbiamo visto però tutti quelli che abitiamo là. Era una porta blindata, insomma, piuttosto deboluccia, allora deve essere cadente. Ma allora, era tutta fatta, forse, non lo so, era tutta bruciacchiata, forse con la fiamma ossidrica, non lo so. Subito io mi sono premurato avendo degli operai, che stavo facendo un allevamento di conigli, avevo degli operai. Siccome io al secondo piano c'è un altro appartamento che avevo cambiato la porta, subito ci ho messo quella porta di là, diciamo, che io avevo, anche perché per non lasciare questa casa aperta, diciamo. Però l'ho fatto di giorno e di dunque tutto, contestato, diciamo, il danneggiamento. Alla porta di Antonina Contorno, dell'appartamento di Antonina Contorno. Risponde, in realtà io, essendomi accorto che proveniva fumo dalla parte superiore delle scale,
e constatato che la porta della signora Contorno era bruciacchiata. Era tutta bruciata, tutta dall'alto in basso, diciamo, sì. Tutta attorno, diciamo. Tutta attorno. Sì. Dunque, era bruciacchiata tutto intorno all'architrave, come se fosse stata trattata con la fiamma ossidrica. Ed era quindi cadente, insomma, era quindi in condizioni di non assicurare la sicurezza dell'appartamento. Mi sono preoccupato di sostituirla. Con una porta che io avevo in un appartamento secondo piano. Al secondo piano. Questo appartamento era mio. Questo, no, dico quello della Contorno, che io l'avevo venduto io, era quinto piano. A quinto piano. E il suo appartamento, quello che abita lei, a che piano è? Sesto. Però non è nello stesso stato. Ah, non è nello stesso stato? No, non è nello stesso stato. Sì. Dunque, allora mettiamo la padella che arriva al secondo piano, mentre quello della Contorno era sito, è sito al quinto piano. Sì. Lei l'ha costruito lei questo? Sì. Era un terreno di mio padre, diciamo. Sì, ed è stato da me costruito insieme con l'edificio e fa parte dell'edificio da me costruito. A suo tempo, e l'appartamento fu da me venduto alla signora Grado. Sì. Grado e Contorno in Grado. Lei che cosa ne fece di questa porta blindata? Non era un rottame, diciamo, sì, l'ho buttato nel giardino e poi è passato uno con una lambrettina, diciamo, che l'abbiamo dato. Dunque, la domandatore risponde, la porta blindata fu gettata inservibile. Fu gettata nel giardino e fu poi consegnata ad un raccoglitore di ferri vecchi. Dice che sono stati lasciati dei proiettili sul tavolo di una stanza. Ma non la sapete niente. Nulla so dire dei proiettili che vostra signoria mi informa furono rinvenuti su un tavolo. Presidente, non furono rinvenuti. Il Contorno dice di sapere che, ma noi non sappiamo se furono rinvenuti o no, almeno agli atti non risulta un verbale di rinvenimento di questi proiettili. Forse ha ragione lei, sì. Che possa essere in forma, furono rinvenuti nel un tavolo dell'appartamento secondo la versione del Contorno. D'altra parte il Contorno fu reso molto tempo dopo il tentato omicidio, perciò
Comunque dagli accertamenti io ricordo che furono fatti su queste circostanze. Presidente, sempre per restare, sempre per restare nell'ambito della... Sì. E quindi fu lui ad avere dato l'incarico della sostituzione della porta dell'appartamento alla contorna Antonina? Cioè precedette questo... lei personalmente a questa sostituzione della porta o chiamò un operaio? No, avevo due operai là io. E io l'ho fatto cambiare a loro, perché io non è che sono competente di cambiare una porta. Ce lo diede lui l'incarico? Ce l'ha dato lei l'incarico? Sì, sì. Perché si chiamava Maddaloni questo, Rosario Maddaloni. No, Maddaloni era quello che mi ha fornito tutte le porte dell'appartamento, non c'entra. Maddaloni è quello che mi ha fornito le porte dell'appartamento. Ah. Quindi... E a chi lo diede allora l'incarico della sostituzione? A chi lo fece? Chi erano questi operai? Si ricorda come si chiamavano questi operai? Erano due muratori che avevo, che stavo facendo allora un allevamento di conigli, diciamo, no? L'avevo a disposizione là. Ma subito di giorno, diciamo, a tutti, perché ce ne siamo accorti tutti là, di questa porta blindata, tutte e 30 famiglie che abitavamo là, mi sono premurato, perché se si rompe un rubinetto o se quasi il riscaldamento, cioè dunque, la qualsiasi porta, cosa me ne occupo io. La porta fu sostituita da due muratori. Su mio incarico. Dei quali però non sono in grado di ricordare le generalità. Invece Maddaloni era stato quello che aveva messo tutte le porte degli appartamenti. Sì, esatto. Rosario Maddaloni. Rosario Maddaloni. Sì. Faccio presente che Rosario Maddaloni è la persona che curò la collocazione delle porte in tutti gli appartamenti dell'edificio da me costruito. Ma suo fratello Francesco ha partecipato a questa sostituzione della porta? Cioè, quando avevo gli operai, io ho mandato ai due operai, per avere una persona di fiducia, perché ovviamente se toglievo una porta, ho mandato a mio fratello. Faccio inoltre presente a domanda. Che coevamente all'incarico dato ai due operai io pregai mio fratello Francesco di sorvegliare gli operai nell'esecuzione del lavoro di cui ho detto. Lei ha avuto rapporti bancari con Domenico Federico? Sì. Ma era suo socio questo Domenico Federico? Sì. Dunque, i rapporti bancari avuti con Domenico Federico ritrovano la loro causa nella società di fatto, è vero? Di fatto, nella società di fatto da me avuta col predetto. Era anche una SRL, credo, non so. Eh? Credo che sia anche una SRL, non SRL. So. SRL.
Sì. Non è società di fatto. Ah, non è società di fatto. Io gli ho chiesto e lui mi ha detto. No, SRL, ho sbagliato io. Sì, allora nella società SRL che io ho avuto con lui. Cioè sarebbe la Urania Costruzioni, no? Urania Costruzioni. Urania. Costruzioni. Urania. Sì, la Urania sì. Costruzioni. E se tra parentesi Urania Costruzioni. E che percentuale c'era, presente? Ecco, come eravate soci? Quale percentuale? Dunque, il 24 aveva Presti Filippo, 24 Bisconti. Presti Filippo? Mario. Mario. E il 52 l'avevamo io e Federico. Dunque, la partecipazione a tale società era in ragione del 24% per Mario Presti Filippo. E poi ha detto lei e il Federico avevate 52 tutti insieme, tutti assieme, cioè, esatto, cioè il 26, esatto. Il 26 ciascuno ed io e il Federico il 26 ciascuno per cento, naturalmente. Con Niccolò Greco Di Vincenzo, con Niccolò Greco Di Vincenzo, cioè nato a Palermo nel 50, e con Giovanni Presti Filippo, sì, nato nel 50, e con Giovanni Presti Filippo, sì. No, Mario Giovanni, sì, il padre, no, c'è Mario Giovanni e Giovanni Presti Filippo. Lei ha avuto, insomma, almeno dalla, almeno che non si tratti di una imprecisione della scheda bancaria, bisognerebbe vedere. Ma qua viene contestato sia per Mario sia anche per Giovanni Presti Filippo. Lei con Giovanni Presti Filippo lo conosce, Giovanni Presti Filippo? Sì, è mio cugino. E ha avuto rapporti bancari? Sì. Sì, per quale motivo? Ma perché un giorno mi ha prestato dei soldi. E quando io lui me l'ha dato, io gliel'ho messo in società a suo figlio. A suo nome? Sì. Ma lui non era socio? Il padre non era socio, il Mario Presti Filippo era socio. Ma io di Giovanni le sto parlando, non di Mario Giovanni. Di Giovanni. Mi ha prestato soldi. E quando lui me l'ha ridati, sì, io gliel'ho messo in società. Aspetta un minuto, le ha prestato dei soldi? Lui a lei? No, io gliel'ho prestato. Quando lei ha prestato dei soldi a lui? E quando lui me l'ha ridati, l'ho messo in società, diceva mamma. L'ha messo in società a nome di chi, in sostanza? A nome di Mario. Ce l'abbiamo messo nella società. Ma se era di Giovanni, perché l'ha messo a nome di Mario? No, parlo di Mario Presti Filippo. Il padre. Parlo del padre, non è il padre di Giovanni Presti Filippo. È il padre, quindi. Se glieli metto al figlio non è che non ce l'hanno. Presidente, il problema è... Presidente. Cioè il, è nato, no, cioè sono di due, Giovanni è giusto, cioè Giovanni, se lui ha avuto rapporti 1921. Economici con Giovanni, cioè se ha avuto rapporti di... economici di carattere bancario con Presti Filippo Giovanni, nato nel 1921. Sì, l'ho avuto il rapporto bancario. Allora, se c'è giustizia. Motivati da che cosa? Che ho avuto bisogno dei soldi e me l'ha prestato. Ah, dunque con Giovanni Presti Filippo nato nel 1921. Come? Avevamo detto prima con Greco Niccolò. E con Greco Niccolò? Di Vincenzo. Lui ha detto che l'abbiamo lasciato... Sì, avevamo detto Greco Niccolò e Giovanni Presti Filippo. Dunque, Greco Niccolò mi pare che lei mi ha detto che si tratta di rapporto di un prestito. Cioè, noi facevamo giri anche per aiutarci, sì, verso la società che noi avevamo, diciamo. Giri di comodo vengono chiamati, così... Dunque, e allora che questo Greco Niccolò le prestò dei soldi o fu lei a prestare? Il Greco Niccolò, noi facevamo giri per aiutare, perché lui era un impiegato nostro, era un geometra della società. Sì. Invece facevamo dei giri, perché stavolta ci trovavamo a corto di denaro. Allora, come abbiamo messo con Greco Niccolò? Ci eravamo fermati con Greco Niccolò e Giovanni Presti Filippo. Allora, distinguiamo le posizioni. L'inizio l'abbiamo fatto del periodo? No. Okay. Allora... I rapporti bancari avuti con Greco Niccolò? Erano motivati?
da esigenze momentanee per mancanza di liquido, no? Sì, che te l'ho detto, chiamo. Per mancanza di liquido, cui noi sopperivamo mediante assegni. Ad esempio del greco che era impiegato della società. Mi scusi, signor Presidente, anche con mio cugino, sempre era quello, diciamo. Il tuo cugino Mario. Sì, il Mario, anche il padre. La fine, diciamo, di questi giri era sempre perché ci trovavamo in difficoltà. Dunque, Sopperivamo mediante assegni. Mediante assegni che poi venivano rimborsati. Esatto. Con altri assegni. Con altri assegni. La stessa matrice hanno gli assegni. No. Presidente, verbalizziamo quello che ha detto, però. Lui ha detto di aver ricevuto degli assegni da Presti Filippo Giovanni, giusto? Sì. Cioè, no. Questo è il rapporto economico tra di loro. È esatto quello che ha detto? No, sono dei giri di assegni. Cioè, che significa giri di assegni? Io lo facevo... Lui, comunque, senta, lei per la verità, prima ha detto che questa verbalizzazione, naturalmente... lei prima ha detto, dice, io ho avuto prestato dei soldi. Cioè, pensate che le davo le altre assegne per dire, non lo cioè, so, io ho prestato dei soldi a Nicola, che sempre un giro, diciamo. Va. Vabbè, insomma, lui mi inserisce in questa... No, io vorrei che il Presidente che fosse più chiaro su questa, perché altrimenti devo fare delle contestazioni. Sì. Cui chiarisce... Dunque, lei ci deve chiarire bene, questo assegno di Presti Filippo, a che titolo le è stato dato? E poi così io posso verbalizzarlo eventualmente. Presidente, scusi, di quale assegno parliamo? Dei rapporti con Presti Filippo Giovanni, non di assegni. Sto parlando dei rapporti economici. Okay. Però Presti Filippo Giovanni, e non Mario Presti Filippo, Giovanni, quello nato nel 1921. Sì. Va bene? Abbiamo fatto degli assegni, diciamo, mi ricordo così vagamente, diciamo, giusto? Che li ha ricevuti o li ha dati? Insomma, lei... no, non è che io mi posso ricordare a perfezione, perché ora tanti anni, diciamo, che io non è che mi posso ricordare a perfezione. Allora mettiamo la diana alla stella. Lo ricordo perfettamente, per esempio... comodo. Questo ha dichiarato. Sì, sì, va bene, ora questo lo metteremo di comodo. Lui dice era tutto un giro che si fa. Di comodo, lui dice era tutto un giro che si faceva per la società. Per cercare di tirare avanti in mancanza di liquidità. Questa è, insomma, una cosa che non è nuova. Ma non c'è una contestazione specifica. Allora, praticamente la signora Giovanni. Relativamente, siamo fermi. Relativamente all'assegno che lui ha avuto, mi pare, da Giovanni Presti Filippo. Contestazione all'incontrario, però, cioè lui ha dato dei soldi, per cui lui ha, detto, ha sì. Poi emesso degli assegni circolari all'ordine di Presti Filippo Giovanni, cioè ha dato lei dei soldi. Ha detto dei che soldi. Aveva prestato dei soldi a questo Giovanni. All'inizio sì, detto aveva avuto... Si riferisce sempre che se io do soldi a lui li dà a me, sempre per fare, cioè, con gli stessi assegni noi giriamo, diciamo, per fare dei Dunque, soldi. Dunque, devo dire che... ritengo... per quel che mi ricordo, dato il tempo trascorso, che si riferissero a prestiti da lei sì. Effettuati, da me effettuati, ma che pur sempre si inseriscono in una partita di giro atta, come ho già detto, a facilitare la vita della società. Naturalmente
quello che lei mi dice, ma era il padre però di Mario questo? Sì. Perché insomma lei mi fa capire che entrava pure nella società oppure... No, per ragioni... non è che era socio nella società, il figlio era socio. Sì. E allora come mai? Che certe volte, non lo so, andavamo per aiuto, diciamo, così. Certe volte ci trovavamo in difficoltà. Dunque, preciso che... Presti Filippo Giovanni è il padre di Mario. E non faceva quindi parte della società. Ma alle volte ritengo che mi sarò a lui rivolto per aiuti momentanei. Pubblico Ministero? Sì. E se conosce Calcagno Nunzio? Calcagno Nunzio? Sì, che è un... Lei conosce Calcagno Nunzio? È un giratario di una... cioè sostanzialmente lui ha rapporti economici con i Visconti per ragioni societarie. Calcagno. Il Visconti dà fa un assegno a questo Calcagno Nunzio che il quale lo gira a lui. Quindi non capisco se il rapporto economico con il Visconti gira al Calcagno Nunzio, poi il Calcagno Nunzio gira l'assegno a lui. Quindi c'è un rapporto sì. diretto tra lui e il Calcagno. C'è un assegno che è girato da questo Calcagno a lei. Si ricorda qualche cosa? È dell'importo di 16.350.000. È un assegno non grosso. Non so sicuro, ma può darsi che sia un ferraiolo, diciamo, uno che faceva balcone, non lo so, non mi ricordo. Dunque, a domanda del pubblico questo ministero. Nome non mi è nuovo. Sì, a domanda del pubblico ministero. Il Calcagno Nunzio è probabile che sia un venditore di ferro. Se non ricordo bene, perché così mi sembra un nome nuovo, diciamo. Ah, le sembra nuovo? No, non mi sembra un nome nuovo. In quanto il suo nome non mi è nuovo. Ma è un venditore di ferro che... No, cioè, se quello che penso io... Forse faceva delle serrande, balcone. Ah, non però... venditore di ferro. E non mi faccia scrivere cose inesatte, perché... Lei ha detto, ferraiolo, io pensavo che, siccome l'assegno è di 16 milioni e quindi di un certo importo. Cioè, però può darsi che sia questo, può darsi che non lo sia, cioè, è come nome che non mi è nuovo. No, dunque, allora mettiamo fornitore, preciso. Così in generale, di ferro, fornitore di ferro. Che... Di ferro, il Castagna, è quello che conosco io, Calcagna. Sì, Calcagna. Calcagna. Calcagno. Calcagno. Il Calcagno. Il Calcagno è probabilmente una ditta. Ma, ricordo che c'era, però che vuole, ha parecchi anni, non è che mi lo posso... capisco, ma deve dire le cose in maniera tale che io la possa verbalizzare. Se lei mi dice così vagamente, poi io non riesco a... quello che ricordo io, questo, perché era serrante, verande, queste cose. Era un operaio o aveva una ditta? No, aveva una ditta. Allora, il Calcagno è probabilmente... il titolare di una ditta che costituisce serrande in metallo. Per quanto mi ricordo. Sì, per quanto io mi ricordo. E probabilmente, io ho detto, infatti... Sì, sì. Già era... Appunto. Un attimo, sì. Che vediamo di... Prego. E ciò a modifica di quanto ho detto prima, se abbiamo scritto venditore di ferro, sì. Ero stato indotto in errore. Con precisione, detto, preciso. Sì, preciso. Va bene. Allora, pubblico ministero. I rapporti sono intercorsi o intercorrono tuttavia tra l'imputato e Di Salvo Nicola? Con Di Salvo Nicola che rapporti avete avuto? Di carattere sia personale che economico, personale? Non lo conosco io. Che qua risulterebbe che vi è un assegno di 9 milioni emesso dall'imputato all'ordine di Salvo Nicola. Nicola Di Salvo, sì. Non mi ricordo. Non se lo ricorda questo assegno. Non lo conosce Nicola Di Salvo? Non se lo ricordo. Non mi ricordo completamente. Non conosco
Di Salvo Nicola. Presidente, veramente non mi ricordo completamente, ha dichiarato. Mi pare. No, ha detto, io gli ho domandato, lei lo conosce? Dice, non sì, lo conosco. Ma ora testé ha dichiarato non lei lo conosce Di Salvo Nicola? Né mi ricordo, no, né mi ricordo di lui, né mi ricordo di averlo mai, ti ricorda di che cosa? Di averlo conosciuto, è chiaro. Esatto, non si ricorda. Chi quindi non lo conosce? Né mi ricordo di averlo mai conosciuto. Stefano Pace lo conosce? Mio cognato. È il suo cognato. Questo già l'abbiamo già detto. Se conosce ora Mafara Pietro, l'ultimo presidente. Mafara Pietro lo conosce? I Mafara, li conosce i Mafara? Sì. Perché abitano accanto a me che tra l'altro mi fornivano della caccia struzza. Infatti l'assegno è banale. Parlo più vicino al microfono, se no non la sento io. Certe volte mi fornivano della caccia struzza. Dunque, conosco i Mafara? Perché da loro mi sono fornito di calcestruzzo. Sì. Sposato con la sorella della Mantia Matteo. Ah sì, lei è sposato con la sorella della Mantia Matteo. Sì. Ma questo risulta dagli atti per la verità. Comunque, sono sposato. Veramente risulta tutto. Sì. Sono sposato con, come si chiama sua moglie? La Mantia Caterina. Con la Mantia Caterina, sorella di la Mantia Matteo. Pubblico ministero? No, no, terminato, grazie. Sì. Dove abita? Come precisano il suo, dove lei abita, qual è il suo? Il mio recapito? Sì. Via Ippolito Nievo 4. Ah, Ippolito Nievo 4. Che è vicino alla via... Una traversa della via Emilio Giafar. Sì. Dunque, io abito in via Ippolito Nievo... Numero 4? 4. Numero 4. Che è ubicata in una traversa della via Giafar. L'hanno detto al sesto piano. Lei al sesto piano ha detto... Sesto piano. Sesto piano, sì. Al piano sesto. Da quindi sul cavalcavia questa sua abitazione. No, è distante il cavalcavia. Sì, è distante, ma fronteggia. Si vede il cavalcavia, sì. Si vede. Fronteggia il cavalcavia, mi pare, no? Fronteggia no, no. Perché è distante, perché è molto distante. Si può fronteggiare anche da distante. Fronteggia sarebbe che vis-à-vis in francese, cioè sì, di rimpetto. Sì, cioè affacciandomi dal balcone, diciamo, di rimpetto. Si vede distante. È di rimpetto. Di rimpetto, diciamo, se passa, sì. Non è proprio di rimpetto. Insomma, le vede le macchine che passano sul cavalcavia? Dal cavalcavia certo, si vede anche la sua abitazione. Le macchine si vedono. Sì. Io vedo dalla tale abitazione, si vedono le auto che passano sul cavalcavia. E da quest'ultimo si vede la mia abitazione. Dunque, la difesa deve fare delle domande? No, Presidente, noi insistiamo su un'istanza che avevamo già a lungo tempo presentato, prima ancora che si dasse inizio a questo dibattimento, sulla quale insistiamo ed è un'istanza per l'ispezione dei luoghi in merito al tentato omicidio addebitato al mio assistito. Sì, va bene, Avvocato. Intanto, se lei... Come l'aveva se fatto... possiamo verbalizzarla, Presidente. Sì, no, ora la verbalizziamo. Dico, vogliamo leggere l'interrogatorio o lo riteniamo già superato? Lo riteniamo superato, che... Presidente. Sì, perché già... Appunto, perché le cose semmai possiamo farglielo confermare, se lo conferma o meno. Sì. Lei è stato interrogato il 19 luglio 1984. Sì. Sì. Ma allora, se dobbiamo, se dobbiamo fermare, si legge, Presidente. Lo leggiamo, sì. Mi protesto innocente del reato contestatomi, sempre per quel reato che le ho detto di mandato di comparizione, gliel'avevano contestato. Protesto del reato contestatomi, delle persone indicate nel mandato di comparizione suddetto, non conosco Mondello, Giovanni e Girolamo Buffa. Buffa Francesco è mio cugino, dunque Mondello, Giovanni e Girolamo. Buffa Francesco è mio cugino, con lo stesso intrattengo vedendolo di tanto in tanto. Non conosco Ammirata Giuseppe. Greco Nicolò è largo parente di mia moglie per parte della di lei madre.
di cognome Russo. Qualche volta frequentava come cliente il negozio di vendita dei polli allo Spiedo che io gestivo. Non conosco Chiazzese Filippo. Questi Filippo, Giuseppe e Mario sono i miei cugini in quanto figli di Buffaros, il cui padre era fratello di mio nonno materno. Con gli stessi non mi sono mai frequentato, ma ovviamente se ci incontravamo, ci salutavamo da circa 6 o 5 anni, non li vedo più. Non conosco Marchese Pietro e Giuseppe, né Marchese Filippo e Vincenzo. Non conosco Vernengo Giuseppe né Greco Giuseppe. Conosco invece Greco Giovanni, detto Giovannello, in quanto diversi anni fa, quando era ancora ragazzino, veniva a comprare dei polli nel mio negozio. Non abbiamo mai avuto alcun altro genere di rapporti. Non conosco Spitaleri Rosario. Conosco Pulara Ignazio in quanto costui è coniuge di mia sorella buffa Aurora. Non l'ho più visto da un paio d'anni, ne ho avuto più notizie di lui e di mia sorella. Non conosco Madonia Francesco Salvatore e Giuseppe, Puccio Vincenzo e Bonanno Armando. Non ricordo, ed anzi escludo, di essere mai stato denunciato nell'agosto del 1978 per una rapina ai danni dell'agenzia numero 22 della Casa di Risparmio di Via Oreto e per altra rapina in danno di Messina Giuseppe e Gerbino Angelo. È vero che nel marzo del 1976 fui controllato dalla polizia in via Miro Giafar mentre mi trovavo a bordo di una BMW in compagnia di Giovannello Greco, Presti Filippo Maio e mio cugino Buffa Francesco. Ricordo bene l'episodio che ritengo sia la vera causa delle mie disavventure giudiziarie, in quanto non mi è stato mai addebitato alcun altro concreto elemento. Il fatto avvenne dinanzi al mio negozio di vendita di polli, ove il Greco e Presti Filippo erano venuti a comprarne. Poiché i polli non erano ancora ben cotti, c'era da attendere un po', e si sostavano dinanzi al mio negozio, dove era parcheggiata la mia BMW. Aspettandomi venne in mente per sentire loro, per intrattenerli, una cassetta che possedevo con registrato a barzellette in siciliano. E fu mentre l'ascoltavamo allo stereo dell'autovettura che la polizia ci controllò. Ribadisco che non conosco Chiazzese Filippo, anche se la signora vostra mi fa rilevare che costui gestisce o gestiva un'officina meccanica in via Ippolito Nievo numero 8, nei pressi della mia abitazione. Io ricordo soltanto che sulla mia strada c'era un meccanico che aveva ivi che lavorava ivi, credo che si chiami Lombardo. Sì. Anche mio cognato Pulara Ignazio ha abitato nel mio stesso edificio, ma al primo piano, mentre io abito al sesto piano. Sono imparentato con la famiglia Zanca perché Carmelo Zanca ha sposato mia sorella Buffaros. Conosco Federico Domenico in quanto costui era titolare di un cantiere edile in via Giafar, Fondo Mortillano, in periodo in cui io ero interessato alla costruzione di altro edificio in via Ippolito Nievo, sul terreno di mio padre, edificio alla cui costruzione procedette l'impresa D'Arrigo e Romano. La costruzione del mio edificio fu completata prima di quella del Federico. Io ebbi modo di favorirlo qualche volta consentendogli l'uso di materiale ed attrezzature che erano rimaste in cantiere. Col Federico pertanto si intrecciarono cordiali rapporti, tanto che io fui indotto a partecipare per modesta quota alla costruzione di 3 edifici, alla quale egli procedette fra il 1976 e il 1980 con la SRL Adriana ed Urania. Dello stesso io non ero titolare di quota alcuna, ma di fatto avevo una compartecipazione del 10%. Consentii a detta società l'uso della mia attrezzatura edile. Terminata la costruzione degli edifici, con il Federico non ho avuto più alcun rapporto. La domanda e risponde: conosco solo di vista Federico Giuseppe, fratello del predetto Domenico, e che costui un giorno venne in cantiere trasportato su un'autovettura dalla quale non poté scendere perché paralitico. Conosco
l'individuo, ma è scritto male, raffigurato nelle fotografie che mi viene mostrata dalla signora vostra, che me lo indica col nome di Calzetta Stefano. Si tratta del fratello dei titolari di una fabbrica di blocchetti di pomice presso la quale io a volte mi sono fornito. L'ho incontrato proprio in detta fabbrica, ma con lo stesso non ho mai avuto alcun rapporto. Ho appreso solo dai giornali che il Calzetta era vicino alla famiglia Zanca, con la quale tramite mia sorella sono imparentato. Prendo atto che secondo le dichiarazioni del detto Calzetta, in altro procedimento io sarei affiliato a cosche mafiose, e prendo atto altresì che detto Calzetta si è mostrato a conoscenza del mio rapporto societario con Federico Domenico. Non riesco ad immaginare le ragioni per le quali costui abbia formulato nei miei confronti tali accuse. Io con lui non ho mai avuto alcun contrasto, né contrasti ho mai avuto con i suoi fratelli, ai quali regolarmente ho pagato i blocchetti di pomice acquistati. Va bene, allora l'imputato, se non aveva niente da aggiungere... No, confermo la dichiarazione. Allora, può essere riaccompagnato. Presidente, che fa? Lo verbalizziamo? Che... Sì. Ah, c'è una domanda da parte civile, sì. Numero? Presidente. Sì, un attimo solo. Sì. Che numero è? 84. Allora, verbalizziamo l'istanza dell'avvocato... Zarcone. E chi ha confermato questo interrogatorio, Presidente? Ah, sì. Dunque, confermo l'interrogatorio, altresì l'interrogatorio 19 luglio 1984, reso al giudice istruttore, del quale ricevo lettura. Guardiamo pure l'istanza, lo facciamo dopo l'istanza.